mai. Ho sentito qualche leggero apprezzamento dopo la partita di Pescara, ma non gli do assolutamente peso. Oggi siamo venuti qui a fare un allenamento importante contro una squadra che dà sempre il massimo e infatti è stato difficile, però è stato un buon allenamento, abbiamo cercato di fare le nostre cose e quindi questa è la cosa più importante. Non abbiamo subito infortuni e quindi una crescita assoluta verso quello che sarà il 28 agosto, anche se tra 3 giorni ci giochiamo già una partita ufficiale contro una delle migliori squadre della Lega. Beh, Carrara è un giocatore importante per noi, è quel giocatore che è un centrocampista che, con qualità tecniche che ci deve dare quell'imprevedibilità sia per le sue giocate sia per la sua posizione in campo. E poi, come in tutte le partite che saranno, in tutti gli allenamenti, ci sono state delle buone cose ed altre assolutamente da correggere, ma va bene così, insomma, ho detto prima che è una tappa assolutamente importante per conoscerci, per migliorarci e quindi va bene. No, Martini è un giocatore che già l'anno scorso era in prima squadra, quindi quest'anno ha fatto bene. Adesso stiamo valutando se è il caso che il giocatore possa fare un campionato da protagonista, anche scendendo, ma penso che la società l'abbia fatto il contratto perché è un ragazzo su cui si punta. Poi io penso che ogni giocatore, essendo stato un ex calciatore, è molto più importante andare a essere protagonisti piuttosto che fare 4-5 spezzoni o qualcosina nel Teramo anche quest'anno. Ci auguriamo che Alessandro possa trovare una sistemazione idonea per crescere e ritorni dalla porta principale nel Teramo. Quindi queste, ma sono valutazioni, può darsi che rimanga con noi e va benissimo, un ragazzo che è serio, tutti i ragazzi gli vogliono bene, quindi assolutamente nessun problema. Intanto andiamo là per vincere, c'è un passaggio di turno, c'è una partita importante da poter andare a conquistarsi il 7 agosto a Perugia, quindi sicuramente vogliamo andare a crescere, a fare una bella partita, pur sapendo che è il 31 luglio e che quindi difficilmente si vedono partite ufficiali, soprattutto nelle nostre categorie il 31 luglio. Noi abbiamo fatto la scelta di mandare avanti la nostra preparazione atletica, non sicuramente per la partita del 31 luglio, ma bensì per il 28 agosto, quindi sarà una partita molto importante perché è la prima volta che giocheremo in maniera ufficiale contro, come ho detto precedentemente, penso una delle migliori squadre allestite per vincere il campionato della Lega Pro Ecco, non sta e quindi sarà una bella giornata. sta lavorando sodo in queste 2 settimane di ritiro. È normale che in questo momento le gambe non rispondono come il campionato, come è giusto che sia, però l'importante è che ci sia una mentalità giusta, una mentalità di migliorare, di fare gioco e di ascoltare il mister, quello che ci dice. Ecco, io penso che oggi si è visto, è normale che i ritmi sono ancora bassi, però ho visto un Teramo che aveva voglia di tenere la palla e voglia di dominare la partita, quello è importante. Sì, no, sono tutti ragazzi in gamba, ragazzi giovani, a parte io e Speranza, sono tutti ragazzi che di prospettiva, che hanno voglia di migliorarsi, quindi penso che se insieme lavoriamo quotidianamente possiamo creare una buona cosa. E quindi è normale che ancora dobbiamo affinare insieme, dobbiamo lavorare insieme, però siamo sulla buona strada. Ecco.